Riciclaggio, turbativa d'asta, intestazione fittizia di beni ed associazione mafiosa, movimenti illeciti di denaro per 300 milioni, sono questi i reati contestati nell'inchiesta Profilo Basso, operazione contro la 'ndrangheta, che si è svolta su tutto il territorio nazionale e che ha visto impegnati 200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e 170 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto di 4 unità cinofile e un elicottero. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro, dottor Alfredo Ferraro, su richiesta del procuratore capo, dottor Nicola Gratteri, e dei sostituti procuratori, dottor Sirleo e dottoressa Calcagno. Operazione che ha consentito di assestare un duro colpo all'associazione di tipo mafioso e che ha coinvolto i maggiori esponenti delle 'ndrine, tra le più importanti di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cutro, come Bonaventura, Aracri, Arena e Grande Aracri, nonché imprenditori di spessore ed esponenti della pubblica amministrazione collusi, secondo l'accusa, con le organizzazioni criminali. 81 gli indagati e 50 misure cautelari. Nel provvedimento è contemplato anche il divieto per gli indagati di conferire con i propri avvocati per 5 giorni. Oltre alle misure cautelari, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha disposto l'esecuzione di numerosi sequestri di beni costituiti da compendi aziendali, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali, per un valore che è stato definito ingente. Il GIP ha disposto per il notaio Rocco Guglielmo il divieto di dimora nel comune di Catanzaro e il divieto di esercitare la professione per la durata di un anno. Misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Catanzaro, unitamente all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la dottoressa Odetta Sai. Tra gli arrestati, molti colletti bianchi di Catanzaro e provincia, noti professionisti, funzionari e imprenditori della città e della provincia, oltre politici regionali e nazionali. Coinvolto anche l'assessore regionale Francesco Talarico e l'imprenditrice Glenda Giglio, entrambi agli arresti domiciliari. In manette anche un finanziere in pensione, Ercole D'Alessandro, e indagato un ufficiale dei Carabinieri. Coinvolta anche l'ex consigliere comunale Tommaso Brutto e il figlio Saverio, e anche Francesco Mantella, direttore del consorzio di bonifica catanzarese. Lorenzo Cesa, UDC, conferma di aver ricevuto un avviso di garanzia su fatti risalenti al 2017 e spiega: «Mi ritengo totalmente estraneo, chiederò attraverso i miei legali di essere ascoltato quanto prima dalla procura competente. Come sempre, assicura, ho piena e totale fiducia nell'operato della magistratura, data la particolare fase in cui vive il nostro paese, annuncia, rassegno le mie dimissioni da segretario nazionale con effetto immediato». Le intercettazioni telefoniche ambientali, nel numero complessivo di ben 266.500, con dialoghi ascoltati e trascritti sostenuti da contestuali indagini bancarie e accertamenti patrimoniali, nel numero di 1.800 conti correnti esaminati e numero 388.000 operazioni bancarie ricostruite, per un giro d'affari di circa 250 milioni di euro, hanno confermato la mole di dati riferiti dai collaboratori di giustizia e hanno permesso di confermare l'esistenza di un insieme di locali e 'ndrine distaccate e operanti nelle diverse province calabresi, nei territori di riferimento che corrispondono a Ciro Marina, Cutro, San Leonardo di Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca Bernarda, Mesoraca, Botricello, Sellia, Cropani, Catanzaro e Roccelletta di Borgia. Tra gli altri assoggetti di caratura 'ndranghetista, quali Nicolino Grande Aracri, Trapasso Giovanni, Mannolo Alfonso, Bagnato Antonio Santo. Il coinvolgimento dei predetti non è di poco conto, laddove si consideri che a ognuno di essi corrisponde una competenza territoriale ben precisa e ciascuno di loro ha rapporti con Antonio Gallo, detto il Principino, un jolly in grado di rapportarsi con i vertici dei membri apicali dei vari gruppi mafiosi. Gli arresti di questa mattina è la sintesi di quello che noi diciamo ormai da decenni, e cioè sempre più l'andrangheta spara meno
però corrompe, però ha sempre più rapporti nel mondo dell'imprenditoria e nel mondo della politica. La sintesi di questa indagine è che l'imprenditore Gallo, un uomo diciamo molto eclettico e un filo spregiudicato, ha la possibilità, ha contatti con uomini delle forze dell'ordine, ha contatti con la politica, ha contatti con l'andrangheta di tutta la provincia di Crotone, e attraverso questi contatti lui si muove su più piani e riesce ad allargare sempre più in modo smisurato queste sue attività imprenditoriali, appunto diventare abbastanza ricco. Noi questa mattina hanno trovato penso centinaia di milioni contanti, ancora non hanno finito di contarli, decine di orologi Rolex, macchine di lusso, appartamenti, cioè stiamo parlando del valore di centinaia di milioni di euro, e stiamo parlando di un imprenditore apparentemente normale, medio piccolo. E poi questa sua voglia di ingrandirsi lo porta ad arrivare fino a Reggio Calabria, a rivolgersi ai rappresentanti della famiglia di 'Ndrangheta di Stefano Tegano per organizzare la campagna elettorale dell'onorevole Talarico nelle elezioni politiche del 2018. Lo porta a salire a Roma per cercare di ottenere degli appalti di natura nazionale e organizza attraverso Talarico un incontro con Cesa in un pranzo nell'estate del 2017. Per quelle che sono le nostre indagini, per quello che è il risultato delle nostre intercettazioni e riscontri a seguito di intercettazioni, Talarico sapeva perfettamente che Gallo andava a rivolgersi al rappresentante dell'Andrangheta di Reggio Calabria, visto che Tallini ha pensato di candidarsi nel circondario di Talarico, nel circondario di Reggio Calabria. Per quanto riguarda invece Cesa, come vi ho detto, Cesa e Talarico erano nello stesso partito, e quindi Talarico, come per ricambiare per l'interesse nelle elezioni politiche, gli ha organizzato questo pranzo appunto per avere la possibilità di ottenere benefici, ottenere appalti. Ma i professionisti, vi dico la verità, io ormai ho i capelli bianchi, ne ho visto tanti, però la spregiudicatezza, la disinvoltura con la quale un notaio, fino a decenni fa era impensabile, che per poco compie degli atti nella sua funzione di notaio, compie degli atti delle intestazioni fittizie di beni o delle fonde delle società di persone che non erano nemmeno lì, cioè fa un po' impressione, cioè vedere questo mondo delle professioni al servizio di faccendieri, ma in questo caso al servizio di 'ndranghetisti. Fa un po' impressione. E quindi il limite qual è? Quando ci sarà un limite? Fin dove si spingeranno? Fin dove il mondo delle professioni si spingerà ad essere prono, ad essere a servizio dell''Ndrangheta? E questa è la nostra nuova frontiera, che noi ormai da 4 anni, da quando sono qui a Catanzaro, stiamo cercando di dimostrare, voi vedete che ogni volta, ogni tanto quando ci vediamo, ogni indagine avanziamo di un pezzo, c'è sempre uno step che andiamo sempre più avanti, entriamo sempre più nei quadri della pubblica amministrazione, entriamo sempre più nei quadri della classe dirigente, della classe borghese, aristocratica, dotta, e scopriamo pezzi di mondo marci, e questo è desolante, che non stiamo parlando di uno stato di necessità, stiamo parlando di ingordigia, che è una cosa diversa. Se noi abbiamo fatto l'indagine
se qui c'è il generale della Guardia di Finanza che personalmente con i suoi uomini è riuscito a fare un'indagine all'interno senza che ci sia una fuga di notizie, vuol dire che la struttura tiene, la struttura è seria, la struttura Stato c'è, quindi noi sappiamo che fisiologicamente in ogni categoria ci sono corrotti e collusi, però quindi dobbiamo stare attenti a non buttare l'acqua sporca col bambino, ma dobbiamo stare attenti a intervenire in modo non generico, ma in modo specifico, chirurgico. Scientifico, chirurgico, per andare su quell'infedele e toglierlo dalla catena delle forze dell'ordine, della magistratura, del giornalismo, della politica, dell'avvocatura, eccetera, eccetera. Questa operazione si connota essenzialmente perché esiste un network di imprenditori molto strutturato che viaggiava a braccetto con i sodalizi criminali. La circostanza che fossero degli imprenditori incensurati determina quella che noi chiamiamo dal punto di vista investigativo la mimetizzazione imprenditoriale. In questa indagine noi abbiamo due figure altamente strategiche, abbiamo il mafioso imprenditore e l'imprenditore mafioso, convivono entrambi queste figure. Consideri che l'indagine ha preso in esame un network composto da ben 256 aziende che attraverso il meccanismo delle frodi carosello e quindi l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ha realizzato un volume d'affari di centinaia di milioni di euro, in parte anche determinando delle movimentazioni di denaro contanti, il tutto in aperta violazione a quelle che sono le norme vigenti in materia di riciclaggio e di autoriciclaggio. E questo è il valore aggiunto. La mimetizzazione naturalmente rende molto più difficile la possibilità di individuare, scovare l'imprenditore colluso. La circostanza che poi venissero create delle società ad hoc, anche attraverso naturalmente la compiacenza del notaio coinvolto nell'indagine, determina una pervasività ancora più evidente, ancora più importante. Noi abbiamo fatto la parte nostra riguardante il nostro appartenente al corpo, ora in congedo, e abbiamo quindi contribuito a fornire materiale probatorio in ordine alla pervasività di questo sodalizio che, grazie anche alle informazioni acquisite da questo ispettore, poteva poi avvalersene per le proprie finalità criminali. A seguito dei tamponi che sono stati effettuati nella giornata di ieri 20 di gennaio è stata confermata la positività di un intero nucleo familiare. Gli stessi tamponi hanno portato a rilevare la positività anche in un'alunna frequentante la scuola secondaria di primo grado, la scuola media, e i contatti di quest'ultima interessano alcune classi della scuola primaria di via Martelli. Pertanto si ritiene necessario sospendere le attività didattiche in via Martelli nelle giornate del 22 e del 23 di gennaio per poter far sì che venga fatta la sanificazione in tutti gli ambienti scolastici. Nella giornata di domani, il 22, si faranno anche i tamponi rapidi antigenici a tutti gli alunni frequentanti queste classi interessate. Sarà sempre mia cura rendervi partecipi e darvi le notizie che possono riguardare questa nuova fase epidemiologica della nostra città. Si fa sempre più drammatica la protesta dei dipendenti del Sant'Anna Hospital di Catanzaro. Oggi decine di lavoratori e di sindacalisti hanno bloccato il viadotto Bisantis, mentre alcuni infermieri sono saliti sul tetto della clinica cardiochirurgica e da lì hanno fatto penzolare un manichino bianco. I lavoratori che attendono lo sblocco della situazione legata al mancato accreditamento della struttura cardiochirurgica si sono incatenati alle inferriate della struttura, provocando disagio al traffico veicolare in ingresso. Attendiamo risposte chiare, affermano i lavoratori e i sindacalisti dell'USB, dalla Regione Calabria e dal Commissariato d'Acta per la Sanità in Calabria, Guido Longo, e siamo pronti a portare avanti la protesta sin quando non le otterremo. Nessuno ci dice o ci fa sapere nulla sul nostro futuro.
Auto in coda sul ponte Morandi per la protesta dei lavoratori. Traffico rallentato, sul posto le forze dell'ordine che hanno deviato la circolazione. Intanto altri lavoratori del Sant'Anna avevano raggiunto la sede della struttura e sono saliti sul tetto richiedendo pertanto l'intervento dei vigili del fuoco arrivati sul posto con supporto di autoscala e telone gonfiabile. Roosevelt, che viene ricordata soprattutto per essere una delle prime first lady che ha un ruolo attivo, in realtà è molto di più di una first lady. Innanzitutto, quando lei arriva alla Casa Bianca per l'elezione del marito di Franklin Delano Roosevelt, in realtà lei arriva già con un profilo molto specifico che riguarda un attivismo femminile svolto in gruppi e associazioni, soprattutto a New York. È anche una esponente di punta del Partito Democratico, è una attivista nel movimento pacifista. Quindi tutte queste attività, diciamo così, le porta alla Casa Bianca e nonostante il fatto che, che lei all'inizio non fosse per niente felice della vittoria di Franklin Delano Roosevelt, perché avrebbe significato questo una diminuzione della sua capacità di agire nella sfera pubblica, in realtà si rende conto che il ruolo di First Lady può essere un ruolo importante per portare avanti i suoi obiettivi e la sua agenda politica. Il suo ruolo di First Lady diventa una sorta di modello di riferimento sia in positivo che in negativo, anche perché il suo attivismo, lei veniva considerata una First Lady dalle posizioni molto più radicali anche rispetto a quelle del marito e soprattutto sul tema della questione razziale ebbe posizioni anche molto critiche nei confronti dell'operato del marito e dei esponenti della sua amministrazione, quindi questo le attirò le critiche molto feroci dei critici di Roosevelt, quindi diventa una figura in positivo, nel senso che lei dimostra di essere, di far sì che il ruolo della First Lady fosse qualcosa di più che non un ruolo sussidiario rispetto a quello del marito, no? Soltanto la moglie di, ma dimostrò che era un ruolo che poteva essere utilizzato per portare avanti un'agenda politica molto precisa. Allo stesso tempo questo poteva anche diventare un modello negativo per chi riteneva che il ruolo della First Lady fosse soltanto quello di rappresentare la famiglia presidenziale senza avere un ruolo di primo piano che avrebbe potuto oscurare o addirittura mettere in imbarazzo le politiche del presidente. Per esempio la First Lady che seguì Eleanor Roosevelt, vale a dire Mamie, soprattutto sia la moglie di Truman sia quella di Eisenhower negli anni 50, furono First Lady che cercarono di allontanarsi dal modello troppo attivo e quindi anche troppo discusso di Eleanor Roosevelt, mentre invece quando emerge una nuova generazione di donne molto vicino al movimento femminista che comunque condividevano gli obiettivi del movimento femminista, per esempio Rosalind Carter e poi naturalmente Hillary Clinton, Eleanor Roosevelt viene visto come un modello a cui fare riferimento. I due aspetti, cioè di attivismo dentro i movimenti e l'azione come First Lady, in realtà si intrecciarono. Come First Lady lei diventa una specie di punto di snodo tra il movimento delle donne e l'azione presidenziale. E lei utilizza la funzione di First Lady per svolgere un'azione di promozione delle donne, sia dal punto di vista delle politiche, come per esempio battendosi affinché i programmi del New Deal venissero estesi alle donne, soprattutto alle donne sposate, quindi
Una sua battaglia fu quella a favore del mantenimento del lavoro per le donne sposate che invece venivano licenziate in nome della centralità del lavoratore maschio invece che della donna lavoratrice, o per l'accesso delle donne, delle giovani ai programmi di assistenza sociale promossi dal New Deal, ma anche promozione di candidature femminili e di ruoli importanti da affidare alle donne dentro l'amministrazione ai diversi livelli. L'importanza di Eleanor Roosevelt è quella di una donna che ha capito che bisognava intrecciare i due livelli e quindi di costruire addirittura una sorta di machinery al femminile per promuovere la presenza delle donne ai diversi livelli della politica istituzionale. Ci sono anche romanzi, uno di questi molto recente di Amy Bloom, Due donne alla Casa Bianca, che racconta, ecco, un altro aspetto della vita di Eleanor Roosevelt, e cioè la sua relazione con una giornalista americana che si chiama Lorena Hickok, che è una relazione che è venuta fuori soltanto dopo la morte sia di Eleanor Roosevelt che di Lorena Hickok, quando sono state depositate le lettere che si sono scambiate. Lorena Hickok è una figura molto importante, era una giornalista dell'Associated Press che seguì la campagna elettorale del 1932 e appunto fu una delle prime a scoprire le potenzialità di Eleanor Roosevelt. Fu lei che le fece capire l'importanza del ruolo e anche una donna che la indirizzò rispetto, per esempio, a un rapporto con la stampa. Fu lei che le suggerì di organizzare delle conferenze stampa con la presenza soltanto di giornaliste, perché le giornaliste erano quelle più le prime ad essere licenziate in un contesto di crisi, e quindi l'accreditamento alla Casa Bianca per seguire le conferenze della First Lady era un modo per permettere alle giornaliste di continuare a lavorare dentro i grandi giornali. Individuazione dei disturbi del neurosviluppo 0-3 anni, indicatori di rischio e predittori prognostici nei disturbi dell'integrazione sensoriale e nello spettro autistico. È il titolo del corso gratuito online di aggiornamento per pediatri promosso dalla SIP. Il corso, teorico-pratico, accreditato ECM, è realizzato in collaborazione con l'IDO, la Fondazione MITE, il SISPE e la SIN Lazio. Il corso si svolgerà in 6 sessioni. La prima è prevista per mercoledì 3 febbraio alle 18 e sarà introdotta dal segretario alla salute Sandra Zampa. La formazione è rivolta ai medici pediatri perché sui disturbi del neurosviluppo prima si interviene e prima si riescono ad ottenere risultati migliori, spiega Federico Bianchi di Castelbianco, direttore IDO. Ormai i pediatri hanno sempre più competenze, hanno sempre maggiore importanza nell'evoluzione dei bambini e hanno sempre maggiore occhio clinico nel vedere le difficoltà, individuarle, poter, diciamo, fare quello che bisogna fare a seconda dei bambini. E questo corso, dove partecipano vari relatori, noi siamo stati interessati, siamo molto onorati di averci coinvolto, è un corso che è proprio pensato per i pediatri in modo pratico oltre che teorico. La sentinella del bambino è il pediatra, non sono gli specialisti, ed è la sentinella pediatra che vede il pericolo e quindi lo identifica e poi lo segnala affinché si proceda con quanto sia necessario per quel bambino. Sono cominciati gli studi clinici per testare il vaccino anti-Covid-19 in età pediatrica nella fascia di età 12-17 anni. Come riporta il sito americano Moderly, Houston è una delle 20 città degli Stati Uniti in cui gli adolescenti possono prendere parte allo studio sui vaccini di Moderna. La scorsa settimana il Texas Center for Drug Development ha celebrato la prima dose somministrata a un ragazzo volontario con un post su LinkedIn. Se le prove daranno delle buone risposte di sicurezza ed efficacia, si procederà con la sperimentazione sulla fascia 6-12 anni e poi 2-6 anni.
L'ipotesi più ottimistica vede l'arrivo del vaccino pediatrico entro la fine del 2021. Poi, per parlare di successo contro il Covid-19, l'estensione della copertura vaccinale dovrà riguardare quasi l'80% della popolazione, difficile da raggiungere senza includere bambini e ragazzi. In Campania il progetto scientifico di screening neonatale per le malattie metaboliche ereditarie è iniziato nel 2007. 13 anni fa non esisteva una obbligatorietà di legge a livello nazionale, se non per lo screening di 3 malattie: ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica e fenilchetonuria. La legge è arrivata nel 2016 rendendo obbligatori gli screening neonatali per le malattie metaboliche ereditarie. Ogni anno la media degli screening nella nostra regione è di 50.000 neonati. A parlare è Margherita Ruoppolo, professoressa di biochimica all'Università degli Studi di Napoli Federico II e responsabile del laboratorio di screening neonatale esteso CENGE. Noi oggi articoliamo lo screening neonatale, che ovviamente parte dai centri nascita, quindi con la nascita del bambino. I centri nascita eseguono un prelievo dal tallone del bambino tra le 48 e le 72 ore di vita del bambino e raccogliamo ogni giorno i cartoncini che vengono portati alla nostra realtà, che è il CENGE, che appunto la delibera regionale ha costituito centro unico di screening regionale. Quindi noi oggi, a parte le malattie metaboliche, facciamo anche lo screening per l'ipotiroidismo congenito e per la fibrosi cistica. Noi eseguiamo quindi il test di screening e poi ovviamente ci sono gli altri attori, che sono i centri clinici di riferimento regionali che prendono in carico eventuali neonati positivi allo screening. Quindi questi sono un po' gli attori che prendono parte al percorso di screening neonatale. Cosa succede se si vaccina un bambino che ha il Covid? I CDC statunitensi raccomandano di posticipare la vaccinazione in ogni soggetto infetto, indipendentemente dai sintomi che presenta. Potrà essere vaccinato solo quando saranno cessati i criteri per l'isolamento. Questo per evitare l'esposizione al virus da parte di altre persone che verrebbero in contatto col soggetto da vaccinare. Quindi, un soggetto che ha la malattia in atto non può essere vaccinato. A dirlo è Elena Chiappini, esperta in malattie infettive pediatriche al Meyer di Firenze. Possiamo applicare quelli che sono i principi generali noti per le malattie infettive. Quindi se inavvertitamente noi vacciniamo un bambino non sapendo che quel bambino ha un'infezione da SARS-CoV-2 in atto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci rassicura, non ci sono alcuni dati che ci faccia sospettare che il decorso della malattia sarà più grave o che i dati di sicurezza e di efficacia di questo del vaccino somministrato saranno in qualche maniera alterati. I bambini e gli adolescenti con psicopatologia hanno superato in modo abbastanza positivo la prima ondata della pandemia. I numeri di accesso al pronto soccorso e dei ricoveri si sono dimezzati, ma i minori che sono arrivati erano tuttavia più gravi. Inoltre, tra le motivazioni principali di arrivo sono emerse l'agitazione e la suicidalità. A tracciare il quadro della gestione dell'urgenza neuropsichiatrica in età evolutiva in Sardegna ai tempi del Covid-19 è Alessandro Zuddas, professore ordinario di neuropsichiatria infantile dell'Università degli Studi di Cagliari. Le diagnosi fatte alla fine della consulenza sono dati più frequenti rispetto al lockdown, sono dati psicosi e gravi disturbi dell'umore, con numero assoluto aumentato e percentuale più che raddoppiata. Disturbi di condotta, quindi positivo provocatore di condotta, è più o meno simile, mentre è molto diminuito l'accesso per disturbi d'ansia e per disturbi del trattamento, come è capitato per il diabete, avere i genitori a casa o comunque. Ma assumere a casa un ruolo che magari prima non si aveva, e il supporto di tutti quanti, quindi vedersi in maniera diversa, che può essere stato per questo tipo di patologia un supporto involontario dalla situazione che si è venuta a creare. Davvero più importante è che la telemedicina, anche se in maniera volontaristica e pionieristica, è stata utile in diverse situazioni a prevenire situazioni di crisi. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.